il resto, sono passati Armstrong e Ghirotto a 5 secondi, il resto del gruppetto era a 14 secondi, quindi erano molto vicini, la corsa è ancora nel momento decisivo, quindi tutto da rifare perché ci sono molto vicini. Mi sembrava difatti che in questa fuga di 5 corridori ci fosse solo Cassani e fuori i nostri. Allora abbiamo due quintetti all'attacco, due giri al termine. Allora gli uomini all'attacco sono nell'ordine Sørensen, Cassani, Breuking, Virenk e Puttini. Allora sono cinque gli uomini, è rientrato Ghirotto, poi abbiamo anche Chiappucci, Armstrong e poi dopo abbiamo anche Virenk, vedrà già davanti. Comunque ci sono due azzurri alle spalle, Ghirotto e Chiappucci. Allora Sørensen, Cassani, Breuking, Virenk e Puttini all'attacco, al loro inseguimento chi si è portato? Ghirotto, Armstrong, LeBlanc, Chiappucci e Konyshev. Ed ecco che il secondo quintetto si porta sui primi, quindi abbiamo 10 uomini al comando. Tre italiani, quindi meglio così non può essere. Certo, nella fuga di prima se al posto di Cassani, ancora una volta molto bravo tatticamente, ci fosse stato uno dei leader della nostra nazionale non sarebbe più rientrato nessuno. Infatti abbiamo visto che pur avendo un uomo davanti Cassani ha dovuto essere Ghirotto a prendere iniziativa per tamponare questa fuga, perché davanti si trovava con una compagnia certamente non gradita, perché Sørensen, Virenk e Breuking potevano essere pericolosi. Virenk scatta molto bene, Sørensen è un uomo che allo sprint è indubbiamente fortissimo, ma attenzione, adesso a proposito di velocisti abbiamo Armstrong. Sì, adesso, ma io dicevo la fuga prima quando ero in 5, certo, no. Dove l'Italia i giochi erano già fatti. Adesso c'è Armstrong che su un finale come questo può essere ancora pericoloso, però dobbiamo anche dire che ci sono tre italiani, quindi prenderanno qualche iniziativa per cercare di anticipare appunto. Ed ecco Sørensen, questo è il primo quintetto, Sørensen, Cassani, Breuking, Virenk e Puttini. A loro inseguimento Ghirotto, LeBlanc, Armstrong, Koenigsegg e Chiappucci. Attenzione, tre uomini molto pericolosi, Armstrong, Koenigsegg e Sørensen. Sei d'accordo Vittorio? Sì, ma ormai davanti sono tutti pericolosi, perché a questo livello e a questo punto qualsiasi corridore può vincere il mondiale. Mi è sembrata giusto l'azione dietro di Ghirotto per cercare di ricucire questo strappo che c'era tra i primi 5 intanto secondi. Vediamo che Cassani si è sfilato per riportare e quindi sotto tutti gli insieme, altri ecco qua, tutti 10 insieme, uomini al comando. 10 uomini al comando, quindi 10 uomini al comando con tre italiani, con un francese LeBlanc, un russo Konyshev, un americano Armstrong, un olandese Breuking, due francesi anzi con Virenk, quindi tutto da rifare, 10 uomini, ma certamente la situazione è molto più fluida in questo momento da parte nostra. Due uomini della Festina, Virenk e LeBlanc, ed ecco che abbiamo un trio di campioni del mondo, vale dire Moser, Gimondi e Adorni. Moser non l'avevamo ancora sentito accanto a noi oggi. La corsa si sta dimostrando quello che era la vigilia, dura, mi pare che sia un po' di indecisione in questo momento, bisogna che qualcuno si muova del gruppetto dietro, altrimenti questi davanti prendono troppo spazio. È che in queste occasioni chi si muove per primo rischia di bruciarsi, allora aspetta sempre di sfruttare il lavoro degli altri. Adesso su questa tornata della salita sicuramente dovrebbe succedere qualcosa. Ecco, ma c'è Vittorio Adorni che ha una comunicazione molto importante. Sì, c'è, non so chi è, ma qualcuno, un colonnello, un generale qui a terra che sta cercando di far fermare gli elicotteri e le moto per fare il lancio dei parachutisti, ma io credo che a questo livello non si possa fare una cosa del genere. È il finale di un campionato del mondo che tutto il mondo ci sta guardando, ed ecco Sørensen in fuga che ci sta guardando, non possiamo annullare la trasmissione per fare un lancio dei paracadutisti, mi sembra fuori luogo questo. Ecco, potrebbero aspettare, anzi glielo consigliamo, aspettare la fine della trasmissione. Quando manca alla fine? 23 km all'arrivo. Cioè, riassumendo, una mezz'oretta. Quindi per favore il lancio dei paracadutisti può essere spostato di mezz'ora. Ecco un'idea di Moser. Quando fanno la premiazione è il momento di lanciare i paracadutisti, che è un, come dire, una festa per il campione del mondo.
Sentiamo Gimondi, sei d'accordo anche tu, penso, anche perché sennò qua rischiamo di farci linciare il lancio dei paracadutisti da effettuare al termine del campionato. Sicuramente, perché stiamo assistendo a una gara spettacolare e non poterla proporle in modo adeguato, allora, per un'altra scusa, cosa Adriano, che si va a cavallarci su un campionato del mondo di ciclismo non riesco a capirlo. Scusa Adriano, ma c'è il lancio, lo hanno già effettuato e quindi dobbiamo aspettare che questi paracadutisti toccano terra per poi riprendere la trasmissione. Ecco, i paracadutisti li vediamo davanti al nostro termine, mi sembra una cosa veramente assurda. Io non è che ce l'abbia con quelli che sono lanciati eccetera, ma mi sembra assurdo questo. E passiamo la linea ai box di testa, eccoli qua i tre uomini, per fortuna la telecamera posta sull'elicottero, su uno dei due elicotteri può inquadrare il terzetto che, ripetiamo, è composto dal nostro Ghirotto che per primo si è lanciato all'inseguimento di Sørensen. Quindi abbiamo Sørensen, Ghirotto e Madouas, 24 secondi il vantaggio del terzetto di testa. Giorgio, cosa succede ai box? Poi a questo punto, mentre vediamo che accanto al presidente della Federazione Ciclistica Italiana Agostino Omini c'è anche il dottor Pescante, presidente del CONI, se finito questo passaggio vuoi raggiungere la nostra postazione per seguire sul traguardo quello che sta per accadere, ci sarà anche un microfono per effettuare interviste. Certo. Mentre Madouas, ecco, attenzione, Madouas, incidente meccanico per Madouas che viene raggiunto e superato dagli altri inseguitori, quindi al comando Sørensen e Ghirotto. Massimo Ghirotto e Sørensen, cosa farà Ghirotto secondo te, Vittorio? Sørensen ha uno scatto certamente più forte in salita ed è più potente di Ghirotto. Ghirotto per un'eventuale arrivo in volata, però quando è in condizioni Ghirotto ha dato dimostrazioni di poter ottenere qualsiasi risultato. Qui il discorso non è da volata perché l'ultimo chilometro è tutto in salita, quindi sarà molto difficile. Ecco Armstrong, che l'americano Armstrong. Attenzione, che esce dal gruppo Lance Armstrong, una splendida azione dello statunitense. Attenzione, bisogna muoversi a questo punto, abbiamo due uomini al comando, vale dire Sørensen e Ghirotto. Armstrong si è lanciato al loro inseguimento, chi c'è nella scia di Armstrong? Non si riesce a vedere, ecco l'inquadrato, ecco ancora qua. Ghirotto e Sørensen. Non riusciamo ancora a vedere chi sono i due Armstrong assieme, chi è assieme a Armstrong. La telecamera non riesce ancora a fare, mi sembra una cosa, ho detto prima, assurda per me finare. Ed ecco della Scuevas con l'audelino cubino, della Scuevas con l'audelino cubino, eccoci sui due battistrada, Ghirotto e Sørensen, poi vediamo all'inseguimento, ecco il gruppetto con Ugrumov, ecco, poi c'è, vediamo, Armstrong, poi Chiappucci. Hanno pochi secondi Sørensen e Ghirotto, ancora tutto da decidere questo mondiale, per il semplice fatto che questa salita ha dimostrato che basta un'accelerazione, uno scatto forte, c'è uno sgretolamento generale. Vedete inquadrato in questo momento Ugrumov. No, questo è il gruppo degli inseguitori, mentre ecco c'era Ghirotto. Bortolami con Bobrick. Ed ecco, vediamo Ghirotto, Massimo Ghirotto con il numero 11, il 72 è Rolf Sørensen. Vuoi, Vittorio, riepilogare globalmente la situazione? Ma la situazione è ancora un po' confusa, non riusciamo a vedere bene dietro come sono. Armstrong, Leblanc, Chiappucci, Conefson sono dietro a gruppetto, questa è Casagrande, adesso sta riprendendo la corsa, mi sembra ancora gli elicotteri, quindi potremo rivedere come era, si vedeva prima. Comunque Ghirotto e Sørensen sono davanti, ancora con qualche metro di vantaggio, ecco qua inquadrato Ghirotto con la ruota Sørensen.
è certamente una situazione un po' particolare. Non so se Ghirotto ha l'ordine di stare tranquillo, di tirare, cosa fare. Non si vede più dietro Furlan, Chiappucci, si sono visti un po' sfilati. No, c'è Chiappucci con Armstrong, con Leblanc, Conichel Leblanc, che sta facendo fuoco e fiamme per riportarsi nella scia del tandem di testa. Tandem di testa che, come vedete, è composto dal veneto Ghirotto. Ed ecco che è arrivato Luc Leblanc, tre uomini al comando: Sørensen, Ghirotto e Luc Leblanc. Vediamo, ecco che Leblanc si porta a fianco Ghirotto. Luc Leblanc, maglia gialla per 11 giorni, tre anni fa, autore di un buon tour quest'anno, si è piazzato in quarta posizione, mentre ecco Chiappucci, Chiappucci nella scia del quale si è subito posto Armstrong, poi vediamo Konichev e l'altro Virenk. Ries, questo... Ed ecco Laudelino Cubino ha messo in difficoltà Armand de las Cuevas, il 260 allo spagnolo. Laudelino Cubino, siamo nel tratto più difficile della salita. Ecco che de las Cuevas si riporta nella scia con il numero 73. Ora vediamo Bjarne Riis, l'altro danese. Ecco le telecamere fisse qui sul traguardo. In prima posizione c'è Luc Leblanc, in seconda vediamo Massimo Ghirotto, suona la campana Leblanc con Ghirotto, poi ecco Sørensen che si è ripreso e a una decina di metri dal tandem di testa ecco che sta arrivando Chiappucci, poi Chiappucci, poi Sørensen, poi Armstrong e quindi Virenk. Manca un giro alla conclusione, suona la campana, vediamo quest'altro gruppetto, vediamo quest'altro gruppetto, vediamo che arriva Piotr Ugrumov. Dopo Piotr Ugrumov è la volta di Puttini, di Breking e di Cassani, poi con il numero 95 chiude il gruppo Laurent Madouas. Questa è la situazione, avete preso nota, vuoi riepilogare per favore Vittorio? Sì, Ghirotto, Leblanc, qualche secondo Sørensen, poi dietro c'è Chiappucci, Armstrong, Konichek e Viren, quindi situazione ancora tutto da fare. Vediamo Chiappucci in testa in questo momento che sta accelerando, Armstrong anche lui che sta spingendo all'ultimo giro, situazione molto, molto difficile per parte di tutti, pochi secondi, abbiamo visto la dimostrazione che questa salita, quando sparano poi soprattutto un finale come questo, sono tutti in difficoltà. Abbiamo visto prima Sørensen che sembrava il più pimpante, il più fresco, invece nel lungo di Leblanc anche Sørensen si è staccato. Ed ecco che passa un altro terzetto. Allora siamo Giorgio. Ecco, qui al box praticamente si sta smobilitando, nel senso che ormai i corridori sono passati, tutto quello che si doveva fare qui dal box è stato fatto. A questo punto già i meccanici cominciano a riporre le cose che non sono state utilizzate, già ci si prepara dunque a ritornare al ritiro. Al volo una serie di commenti, di previsioni con alcuni colleghi che sono qui, mentre il fatto che ci sia Ghirotto in fuga ha scatenato anche l'entusiasmo di un gruppo di tifosi di Massimo Ghirotto. C'era appunto Giuseppe Tonon, che fa parte del grosso gruppo Sanson con oltre 100 tifosi che stanno facendo un tifo particolare. Dunque qualche parere, Paolo Viberti, secondo te che succede, chi vince? Beh, devo dire, spero in Massimo Ghirotto, anche se ha speso moltissimo. Il segreto è non far rientrare Sørensen, che è più veloce. No, Sørensen è già rientrato. Di porti agili. Comunque i rapporti di forza a questo punto si livellano dopo una corsa che si è rivelata comunque durissima. Pier Bergonzi. Ma io credo che i quattro dietro, Konichev, Armstrong in particolare, e anche Chiappucci non siano tagliati fuori. Sarà l'ultima salita a decidere, attenti a Armstrong e Konichev che stanno scattare in salita. Minoliti. Per me potrebbe anche farcela Chiappucci.
Questi sono i pareri raccolti al volo, noi chiudiamo il collegamento dai box dove, come vi dicevo, qui si sta smobilitando e dunque concludo il collegamento dal box 1. A te Adriano. E questa è la situazione, abbiamo Ghirotto, Sørensen e LeBlanc al comando a 8 secondi, Chiappucci, Armstrong, Koenigsegg e Virenque, Armstrong americano, Koenigsegg russo, Virenque francese, poi la situazione alle spalle con maggiori distacchi sgretolato, aspettiamo che Mino Farolfi riceva la situazione esatta alle spalle degli uomini al comando. Ecco, 8 secondi per Chiappucci, Koenigsegg, Armstrong e Virenque, quindi Ghirotto, LeBlanc, Sørensen, poi Chiappucci, Koenigsegg, Armstrong e Virenque. 10 km alla conclusione, Vittorio. Sì, Ghirotto è in una situazione abbastanza favorevole, a questo punto non dovrebbe tirare per lasciare a Chiappucci la possibilità di rientrare. Linea Roma. E Virenque sempre all'inseguimento del terzetto composto da Ghirotto, LeBlanc e Sørensen. 8 secondi per il Diavolo, per il russo Koenigsegg. Koenigsegg che al campionato mondiale, pur non potendo contare su di una grande formazione, ottiene sempre degli ottimi piazzamenti. Poi Armstrong, l'americano Armstrong e il francese Virenque. 1:27 per Cubino, Riss e Della Cuevas. Allora, la situazione: Ghirotto, LeBlanc e Sørensen, eccoli qua, è il trio al comando, tallonato da Chiappucci, Koenigsegg, Armstrong e Virenque. Poi a 1:27 l'audelino cubino spagnolo, il danese Riss e il francese Della Cuevas. Vittorio. Sì, ormai il quartetto di Chiappucci, Koenigsegg, Armstrong, Virenque vede i tre corridori davanti, hanno pochi secondi. E infatti ho visto prima che Ghirotto tirava, secondo me invece era più giusto che Ghirotto stesse sulla ruota di LeBlanc, che è il... Ecco Armstrong. Sta scattando Armstrong, sì. Attenzione, sta scattando Armstrong. Nella scia di Armstrong si è portato Koenigsegg, Chiappucci è in terza posizione, Virenque è in quarta. Armstrong. Questo è il gruppo. Abbiamo visto che Chiappucci non tirava, è stato lui che ha rallentato il cambio, quindi Chiappucci. Questo è Sørensen, siamo sul terzetto di testa, allunga Sørensen con la maglia bucata di fianco per respirare per via aria. Secondo me a questo punto Ghirotto, come ho detto prima, dovrebbe cercare di respirare un po' di più. Scatto di Rolf Sørensen, ma subito neutralizzato dal francese Luc LeBlanc e dal nostro Massimo Ghirotto. Ecco qua il gruppetto degli inseguitori, ora c'è Dmitry Koenigsegg, il russo che fa l'andatura. Dmitry Koenigsegg vinse il Giro d'Italia dei dilettanti nello stesso anno che Amstin vinceva il Giro d'Italia dei professionisti. Ed ecco là Chiappucci, un giudizio su Chiappucci. Ma Chiappucci ha corso questo mondiale in modo strano, ha cercato la fuga prima da lontano, poi quando l'hanno ripreso si è fatto staccare e è rimasto nel gruppetto dietro, poi è riuscito a rientrare, era ancora nei primi, poi ancora la fuga e adesso sta ancora inseguendo, quindi è una corsa molto strana, ma vuol dire che ha ancora molte energie, perché lo vedo lì. Ecco Sørensen, attenzione, Sørensen che scatta. Sørensen sulla sinistra, scatto di Sørensen, si riporta dall'altra parte della strada. Vediamo che Ghirotto cerca l'aiuto di LeBlanc mentre Virenque è in difficoltà. All'inseguimento di Sørensen, Luc LeBlanc. Sørensen che aveva perso contatto qualche attimo fa, ora lo rivediamo alla grande all'attacco. È arrivato anche Giorgio Martino, ecco qua Sørensen, poi LeBlanc, ed ecco ora che parte Ghirotto, tenta l'allungo Ghirotto sulla destra, forcing di Massimo Ghirotto, non ha proprio scattato ma ha allungato un po' per vedere la reazione dei due, che se per caso non si muovevano allora partiva, ha visto che gli sono andati a ruota quindi ha rallentato, cioè adesso è un momento, questo tratto di discesa che porta per l'ultima salita, fare scatti qui vuol dire spendere energie e trovarsi magari in difficoltà sulla salita finale, bisogna cercare di stare molto attenti e non spendere energie qua, a parte che ne hanno spese tante quindi non è che ce ne sia rimasto a tutti, però questo è un tratto difficile in cui bisogna spingere grosso rapporto, è uno
potrebbe arrivare sotto ingolosito dal fatto che davanti spinge il rapporto e l'ultimo chilometro piantarsi su quella salita lì. E intanto vediamo Konishev, nella scia di Konishev c'è Chiappucci, poi ecco che si riporta sotto Armstrong, Virenque che aveva perso terreno si è riportato sul gruppetto, ecco che parte Armstrong, l'americano Armstrong, scatto di Lance Armstrong al comando, Ghirotto, LeBlanc e Sørensen dal gruppo degli inseguitori, esce ed ecco che parte anche Chiappucci. Chiappucci è stato sorpreso però da Armstrong perché si è visto quando è scattato che è rimasto fermo e quindi ha dovuto sparare, è andato sotto, ripreso Armstrong. Ripreso Armstrong. Hanno paura tutti uno dell'altro perché cercano la soluzione di forza, nessuno è convinto di se stesso su questa salita, quindi cercano di avvantaggiarsi di qualche metro, vedete che sono davanti ormai 50 metri, però li stanno prendendo questo, e qui sta passando il folto gruppo di corridori. Allora vogliamo riepilogare il tratto conclusivo, ecco qua, sette uomini al comando, Ghirotto, LeBlanc e parte Sørensen. Parte solo che siete Armstrong che lo va a prendere. Armstrong non prosegue, si mantiene nella scia. Poi ecco che arriva Virenque. Poi nella scia di Virenque c'è Chiappucci. Poi vediamo Konishev. Poi ecco Ghirotto. Mancano 4 km alla conclusione. Nessuno ora prende decisamente l'iniziativa. In testa vediamo c'è Konishev, ora si porta, vediamo sulla sinistra c'è Ghirotto, mancano 4 km alla conclusione, descrivici il tratto finale, Vittorio. C'è il primo pezzo di salita che è pedalabile, quindi si spinge un grosso rapporto, però la parte più difficile, ecco qui si è girato la rotonda e comincia la salita, cioè la salita che porta all'arrivo, sono 4 km, c'è questa prima parte abbastanza pedalabile, poi comincia ad aumentare, attenzione Chiappucci in testa, Chiappucci in testa, Chiappucci, scatto di Chiappucci, scatto di Chiappucci, Chiappucci che si era mantenuto sempre nella scia degli inseguitori, si riporta su Chiappucci, Konishev, primo attacco di Chiappucci. Poi dopo c'è un tratto difficile, più difficile, un attimo di falso piano, l'ultimo chilometro è quello più difficile in cui c'è un tratto al 6-7% di 300 metri, poi c'è un pezzo all'11%, un pezzettino di piano di 100-150 metri, poi 500 metri all'11-13% e gli ultimi 300 metri qua sono pianeggianti. Si rinfresca Konishev che vediamo in prima posizione, accanto a Konishev ecco Chiappucci nella scia dei due, c'è Virenque, poi ecco Armstrong, poi vediamo Ghirotto e quindi Virenque in ultima posizione, sempre Chiappucci, poi ecco Konishev, poi ora in terza posizione Virenque. Intanto ci segnalano che il ritardo di Cassani, Breking, Puttini e Ugrumo è di un primo e 5 secondi. Eccoci sui battistrada. Vedete che hanno tutti paura a prendere l'iniziativa, a scattare. Sono un po' tutti fermi. In ultima posizione c'è Sørensen, in testa c'è Chiappucci. Sono tutti in attesa del pezzo più duro, secondo me, del pezzo difficile in cui si deciderà il campionato del mondo. Chiappucci ha provato prima, se non si muoveva nessuno magari avrebbe potuto sparare, invece a questo punto anche lui sta aspettando con la ruota Konishev. Konishev ha capito forse che Chiappucci è quello che fa di più, lo vedete come agile, sta sulla sua ruota, ma l'uomo più pericoloso in questo primo, cioè questa fase finale, è stato Armstrong. Ed ecco che scatta Sørensen, nuovo scatto di Sørensen, vediamo chi si muove per andarlo a prendere, c'è un po' di indecisione, scatta ancora Rolf Sørensen. In testa al gruppo degli inseguitori c'è Chiappucci, Konishev rimane nella scia di Claudio Chiappucci, mentre ecco che riparte ancora Rolf Sørensen, mentre qui sul traguardo si è portato anche Basso che è lo sponsor di Konishev. Siamo a 3 km dalla conclusione, ancora un attacco di Rolf Sørensen,
Sorensen, che vive ormai da parecchi anni a Montecatini. E qui c'è il suo pigmalione, vale a dire Ivano Fanini. Ma io a Sorensen sarebbe per me una bella soddisfazione, perché 12 anni fa, quando lo feci venire in Italia per la prima volta, gli avevo detto: te un giorno diventerai campione del mondo. Io me lo auguro. Stamattina, prima della partenza, gli ho detto: Sorensen, forse oggi è la giornata buona. E tutto il giorno sono stato sull'ammiraglia con Uore, che è il commissario tecnico della Danimarca. Abbiamo fatto una buona corsa in tutto questo programma, quindi credo che possa oggi veramente essere la giornata buona. Direttore sportivo Jesper Uore, che fino a qualche anno fa ha gareggiato a sua volta in Italia. Allora, sempre Sorensen, il vantaggio di Sorensen, 100 metri il vantaggio di Sorensen. Sì, mi sembra strano, perché Sorensen nel giro prima si era staccato da Ghirotto e Leblanc, si vede che ha recuperato un po' nel tratto pianeggiante e discese, quindi le poche energie ha scaltato. 2 chilometri all'arrivo, 2 chilometri alla conclusione, e c'è Konishev che sta conducendo l'inseguimento. Sorensen, poi ecco Chiappucci con Konishev. Chiappucci ancora, scatti per Chiappucci, Konishev lo marca stretto, mentre al comando c'è Rolls. Sorensen, Giorgio, ci sono dei problemi? No, non abbiamo problemi, abbiamo fatto un giro di ricognizione sul traguardo, ovviamente c'è molta attesa, ci sono tantissimi cineoperatori, tantissimi fotografi, c'è la solita consueta lotta per prendere la posizione giusta per fare la fotografia migliore, ma per il resto è, direi che è normalissima amministrazione. 8 secondi per Rolf Sorensen, puoi effettuare queste interviste sulla sede stradale? No, per il momento è meglio aspettare. Scatto di Ghirotto, 8 secondi tra Sorensen, Leblanc e Ghirotto. Allora Leblanc raggiunto Sorensen, Luc Leblanc con Ghirotto in seconda posizione. Massimo Ghirotto, che ricordiamo vincitore di una tappa al Giro d'Italia. Ghirotto, atleta di grande potenza, grande velocista, si mantiene ora in seconda posizione nella scia di Luc Leblanc. Sì, Ghirotto, ieri ero in camera con lui, parlavamo un po' proprio di questo mondiale, visto che aveva una grande condizione. Ho detto: potrebbe essere un'idea di andarsene, detto Ghirotto, visto che non ti controllano, stanno tutti magari a guardare i grandi nel finale. E lui dice: l'arrivo è molto duro, però sto bene, non so, può anche darsi che riesca a dire. Leblanc sta facendo il forcing per staccare, mentre Sorensen ha perso terreno. Attenzione che Leblanc sta facendo il forcing, se Ghirotto riesce a tenere nel tratto duro per Leblanc, certamente a questo punto è giusto che Ghirotto non tiri, che stia sulla ruota e che Leblanc faccia lui la corsa, perché Leblanc è in prima posizione col berrettino bianco. C'è Ghirotto, Leblanc invita Ghirotto a collaborare, giustamente Massimo rimane nella scia di Leblanc. Ecco Leblanc ancora in testa, hanno fatto il vuoto, due uomini soli al comando, uno è francese, Luc Leblanc, che è nel tratto più difficile, tenta il forcing. Luc Leblanc tenta di levare di ruota Massimo Ghirotto. Ah, Ghirotto attacca Luc Leblanc, perde contatto Massimo Ghirotto. Siamo all'ultimo chilometro, due scatti di Luc Leblanc e il francese è rimasto solo al comando. Botta vincente per il momento del transalpino. Pensate che Luc Leblanc al Tour de France sembrava ormai destinato al posto d'onore alle spalle di Durain, ha avuto un crollo verticale nell'ultima settimana insieme a De Las Cuevas e a Virenque. L'ultimo francese vincitore di un campionato del mondo è stato Bernard Hinault nell'80, Luc Leblanc ormai ha superato il triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Sì, ha superato il triangolo rosso, la parte più difficile, dietro non si vede ancora nessuno, quindi ha un buon margine di vantaggio, vediamo se riesce a tenere, perché ha fatto uno sforzo molto violento, vedere se qualcuno riesce. Intanto ecco Ghirotto, Ghirotto al suo inseguimento
si è Virenque, Chiappucci, quindi questa è la situazione. Al comando c'è il francese Luc Lebranc, al suo inseguimento un terzetto composto da Ghirotto, da Virenque e da Chiappucci. Ghirotto che sta facendo l'andatura, ormai stanno arrivando in fondo al rettilineo, vediamo. E vediamo che Luc Leblanc incomincia già ad esaltare, a lanciare il berrettino, ha già alzato le braccia Luc Leblanc, ormai ai 200 metri, eccolo qua, ormai è rialzato, fa il segno del cristiano, alza le braccia, allora Luc Leblanc, campione del mondo, ed ecco lo sprint per il posto d'onore. C'è Chiappucci, Virenque e Ghirotto nell'ordine, poi ecco che arriva Dmitry Konyshev, il russo, poi attendiamo l'arrivo di Armstrong e di Sørensen. Ecco la maglia biancorossa di Rolf Sørensen, e poi in fondo la maglia a stelle e strisce di Lance Armstrong. Ecco Rolf Sørensen, poi dopo Rolf Sørensen ecco che arriva Lance Armstrong, campione del mondo l'anno scorso, poi è la volta di Laudelino Cubino, quindi è arrivato Riss. Ecco che taglia il traguardo Piotr Yugrumov, dopo Piotr Yugrumov è la volta di Armand de las Cuevas. Ecco che arriva il presidente di giuria, riepiloghiamo l'ordine d'arrivo, vale a dire Luc Leblanc 6 ore 30.